Buongiorno ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi vi propongo la mia shower routine. La prima cosa che faccio quando me ne ricordo è accendere una candela e oggi ho acceso questa di Jewel Candle. Questa è specializzata anche per massaggiare il corpo perché una volta sciolta l'olio si può utilizzare proprio per massaggiare ed è fantastico. E poi una cosa che sto adorando fare in quest'ultimo periodo è accendere la musica mentre mi faccio una doccia. E utilizzo questo dispositivo che ho comprato a soli 9 euro da Primark, ve l'ho mostrato in un recente video haul ed è veramente fantastico, la musica si sente benissimo, quindi faccio partire la mia musica a random utilizzando Spotify e prima di entrare in doccia vado a struccare il viso con l'acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili della Garnier. Questa la sto utilizzando, finendo e ricomprando perché mi piace veramente tantissimo, strucca e poi una cosa fondamentale, non mi brucia sugli occhi. Dopo essermi struccata vado in doccia e la prima cosa che faccio è lavarmi i capelli, anche perché utilizzo sempre il balsamo o una maschera dopo aver fatto lo shampoo e quindi preferisco lavare prima i capelli del corpo in modo che così la maschera o il balsamo possano agire tranquillamente. In questi ultimi 10 giorni sto utilizzando questi due prodotti della Allier che sono fantastici e hanno un profumo, ragazze, che è veramente buonissimo. Questi prodotti vanno ad accelerare la crescita dei capelli e ne prevengono la caduta. Lo shampoo va a detergere in modo super accurato, va a rinforzare i capelli e previene anche le doppie punte, cosa fantastica. Una volta che ho terminato di massaggiare e di lavare bene tutto il cuoio capelluto passo al balsamo e lo applico specialmente sulle lunghezze. Questo va ad idratare e a donare una naturale lucentezza, va a togliere anche l'effetto crespo. Una cosa che faccio sempre quando sono sotto la doccia, come potete vedere, è quella di passare le dita nei capelli per andare proprio a spazzolarli in modo naturale. Lascio in posa dai 3 ai 5 minuti, poi passo al corpo e utilizzo questo bagno doccia mille voglie di Natura Eco, che è un profumo di limone pazzesco. Prima di lavare tutto il corpo vado a insaponare le cosce perché da circa 3 settimane sto utilizzando questa coppetta in silicone Slim Cup per rimuovere la cellulite. Inizialmente ero un po' scettica, ma devo dire, ragazze, che funziona. È proprio una soluzione innovativa per combattere le cause della cellulite in maniera efficace. Slim Cup è da utilizzare 3 volte a settimana, 8 minuti per gamba, e con questo mi regolo ascoltando 3 canzoni per gamba, così mi rendo conto del tempo che sta passando. Praticamente bisogna fare questo massaggio, è come un massaggio alle gambe, però visto che io non sono capace a fare un massaggio alle gambe per trattare la cellulite, questo fa tutto lui. Praticamente bisogna partire dal basso verso l'alto, è una coppetta che va ad aspirare, diciamo, la pelle, quindi con questo movimento dal basso verso l'alto si va a lavorare sulla cellulite. Io veramente lo sto utilizzando da 3 settimane e ho visto dei miglioramenti. Ovviamente la cellulite ancora non è sparita perché per quello bisogna, insomma, lavorare molto e fare anche tanta attività fisica, però vi posso dire che le mie gambe sono migliorate parecchio. Bisogna sempre partire con un'intensità bassa, quindi non schiacciare troppo la coppetta, altrimenti la coppetta assorbirà più pelle, diciamo, catturerà più pelle, quindi il massaggio sarà, tra virgolette, leggermente più doloroso. Quindi si parte sempre con un'intensità bassa fino poi ad andare a un'intensità un pochettino più alta per far lavorare meglio la coppetta. Ovviamente per utilizzare Slim Cup le gambe devono essere lubrificate. Io per comodità lo faccio sempre sotto la doccia insaponando le cosce prima di lavare tutto il corpo, però volendo potete utilizzare anche dell'olio di cocco e farlo in bagno, non necessariamente sotto la doccia. Dopo aver terminato il trattamento vado sempre a fare uno scrub su tutto il corpo e poi passo a questo balsamo corpo sotto la doccia rassodante di Nivea. Mi trovo molto bene con questo prodotto, lo sto utilizzando da tutta l'estate, lo vado semplicemente a massaggiare su tutte le gambe, questo lo utilizzo soltanto sulle gambe e glutei, e poi vado a risciacquare con acqua calda e dà un senso di freschezza pazzesco. Fatto questo esco dalla doccia e vado ad asciugare i capelli. Inizialmente li asciugo tamponando con un panno in microfibra, poi vado a spazzolare con la Tangle Teaser e infine asciugo tutti i capelli. E una cosa importante da fare dopo aver fatto il trattamento Slim Cup è quello di bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Io riempio sempre il bicchierone di Starbucks, così bevo la quantità necessaria, perché bere l'acqua dopo questo trattamento va a favorire l'espulsione delle tossine. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su, anche se volete vedere la continuazione di questo video, quindi la night routine. Detto questo vi mando un grandissimo bacio, noi ci vediamo prestissimo, ciao!